Mettetevi dove ci sono i fiori, uno di fronte all'altra, bene? Guardate verso di me, ok? Stupendo. Un altro bacio, per favore. Ora salga lei. Ecco così, perfetto. Bacio. I Kemmler sembrano brave persone. Sento che stavolta sarà un viaggio senza tanto stress e poco faticoso. Perché non andiamo a cercare i signori Mai? D'accordo. Vuoi dire dove mi stai portando a festeggiare le nozze d'argento? Non mi fai vedere i biglietti. Mi bendi gli occhi. Continui a tenermi sulle spine. Fidati di me, vedrai, ti piacerà. Intanto prendiamo un drink. Adesso dimmelo o lo chiederò al cameriere. Ti ricordi del nostro primo grande viaggio col tuo vecchio maggiolino? Sì, certo. Quella carretta si fermò parecchie volte prima di arrivare al confine greco. Vuoi dire che stiamo andando a... Sì, a Corfù. Stiamo per rifare il viaggio più lungo e più pazzo che abbiamo mai fatto insieme. Allora, è riuscita la sorpresa? Beh, io non so proprio che cosa dire. Pensavo che saresti stato contento. Sì, sono contento. Anzi, sono molto contento. Avevo pensato a molti altri posti. Ma non avevi pensato a Corfù? No. Ecco la signora e il signor Mai. Se siete pronti, vi accompagniamo dal fotografo. Sì. Ha già rivelato il segreto sulla destinazione? Sì, l'ha appena saputo. E la sorpresa è riuscita? Cosa? Ah, Corfù, già, non riesco a crederci. Allora possiamo andare? Certo. Tesoro, adesso lo facciamo anche noi, eh? Se lo fai ti si bloccherà la schiena. È da una vita che non mi porti più in braccio. Aspetta, mi fai cadere. Sposati da così tanto tempo. Che dici, pensi di farcela anche tu? Sì, a portarti in braccio. E adesso una foto tutti insieme. Bene, girate, girate. E ora un bacio. Per il lungo viaggio del matrimonio che d'ora in avanti vi troverete ad affrontare. Ma che sta facendo? È il tai chi per i capitani? Sto preparando il mio discorso, quello per gli sposi. Ah, certo. Se vuole può scrivermelo lei. Perché? Qual è il problema? Che cosa direbbe una coppia che è felicemente sposata da più di 25 anni? Farei loro le mie condoglianze. Ah, Beatrice. Anche noi siamo sposati. Siamo sposati? Questo non lo sapevo. Ma la convivenza in mare è anche peggio. Beatrice, lei lo rimpiange? Cosa? Di non essersi sposata? Se lo rimpiango? A volte devo ammettere che sento un po' di malinconia. Però ho sempre la mia nave. Carissimi, amati sposi. Qui siamo Peter e io da giovani. Dove avete fatto questa foto? A Corfù. No. Allora eravamo solo amici. Ci siamo fidanzati dopo quel viaggio. Deve essere bello amarsi ancora dopo tutti questi anni. Il segreto per riuscirci è solo essere sempre fedeli e non cercare di cambiare l'altro. Già. Questa è la taverna. Andavamo lì tutte le sere. E lui è Yannis. La taverna era dei suoi genitori. Ah, la scogliera. L'avevamo battezzata la roccia del pensatore. Peter ci andava sempre quando voleva restare da solo. Gli hotel sono tutti prenotati. Bene. E anche i siti archeologici? Il signor Kemmler vuole visitarne parecchi. Aspetto ancora delle risposte. Non ce li vogliono i turisti lì. Ma gli hai detto che lui è un famoso archeologo? Oh, naturalmente gliel'hai detto, scusami. Ma la mamma fa bene a tenere d'occhio il figliolo. Ehi, smettila, non sono così terribile. No. E ti dispiace pensare tu alla giovane coppia? Perché? Trovo i siti archeologici piuttosto noiosi. Ti fanno sentire vecchio e polveroso. Ah, oh, è per questo che li trovi adatti a me. Sei tu a dirlo. Dai, ti prego, ti prego. Non serve che mi guardi in quel modo. Forse funziona con tua moglie, ma non con la mamma. E va bene, allora tiriamo a sorte. Morra cinese? Morra cinese. Uno, due, tre. Scusate. Avreste un attimo di tempo? Ti prego, ti prego. Grrr.
ti adoro. Signor May, come posso aiutarla? Allora, avrei bisogno di... Lei ha dei figli? Mm-hmm. Due. E presto avremo un nipotino. Evelyn, sei sparita. Ti ho cercata dappertutto. Ci scusi. Sua moglie è stata molto gentile e mi ha fatto compagnia. Stavamo parlando di figli. Loro ne hanno due ed è in arrivo il primo nipotino. Lei vuole avere dei figli? Io ne vorrei una mezza dozzina. Ma Michael preferisce aspettare. Li avremo prima o poi, ma i figli non sono tutto. Che cosa vorresti dire? Ah, scusa, ma dobbiamo parlarne proprio adesso? Una cosa è certa, i figli arrivano sempre quando meno te li aspetti. Già, volevo solo dirti che vado in palestra. Mm-hmm. Ah, Stefan, ecco, io vorrei che cambiasse il nostro programma di viaggio e portasse me e mia moglie su un'altra isola. Non è affatto un problema. Posso anche organizzare una piccola gita, se vuole. No, non una piccola gita. Io vorrei che lei cancellasse Corfù e che portasse me e mia moglie in una delle tante isole lì vicino. Ero convinto che voleste andare a Corfù per il vostro anniversario. Mia moglie mi ha fatto una sorpresa con Corfù. Ora gliene faccio una io. Ho capito, ma gli hotel sono stati già prenotati e quindi... Mi farò carico ovviamente dei costi aggiuntivi che ne deriveranno. Signor May, non pensa sia meglio parlarne prima con sua moglie? Ero convinto che lei, come organizzatore di matrimoni, riuscisse a risolvere qualsiasi cosa. Cerchiamo di soddisfare il cliente. Faccia allora quello che le ho chiesto e cerchi di riuscirci. E non una parola con mia moglie. Il tentativo potrebbe anche fallire. Si faccia venire in mente qualcosa. Il posto non mi interessa. La cosa importante è che lasciamo quanto prima Corfù. Vuole avere dei figli? Io ne vorrei una mezza dozzina. Io ne vorrei una mezza dozzina. Io ne vorrei una mezza dozzina. I figli non sono tutto. Era quel discorso, quando hai detto che i figli non sono tutto. Intendevo dire che i figli non sono il solo e unico scopo della vita. Ma noi eravamo d'accordo. Sì, lo so, però non capisco perché ogni volta riparti con questa storia. Perché ogni volta che io ne comincio a parlare, tu eviti il discorso. Evelyn, una cosa è se ne parliamo tra di noi di tanto in tanto, ma tu sei ossessionata da questa cosa. Volevi aspettare ad avere figli fino a quando ci fossimo sposati. Ora che ci siamo non capisco la reazione. Per favore, Evelyn, la vuoi smettere? Sembra quasi che tu lo faccia apposta a farmi perdere la pazienza. Scusami, non avevo nessuna intenzione di farti arrabbiare. Evelyn, aspetta, ti prego. Accidenti! Ha qualche problema? Le posso essere d'aiuto? Mi scusi, ma era impossibile non sentire la vostra lite. Mia moglie vuole avere dei figli. E lei? Anch'io. Allora perché la lite? Io vorrei avere dei figli, ma purtroppo... ho un problema di ordine medico. Non posso averne. Non posso più procreare. Lei non è l'unico. Succede a molte coppie. È che mia moglie non ne sa niente. Gliel'avrei dovuto confessare da tanto, ma... non so se per lei è più forte... il desiderio di avere un figlio... o l'amore per me. L'allenamento è già finito? Sì. Tutto a posto? Sì, sì. Ehi, ma che succede?
Qualche cosa che non va? Ah, già, scusa. Dobbiamo cambiare completamente il viaggio dei signori Mai. Lui ha detto che non vuole restare a Corfù. E perché no? So solo che vuole fare qualcos'altro con sua moglie. Ah, sì, certo. E a che cosa avrebbero pensato? Marie, credevo che a te piacessero le sfide. È che siamo in alta stagione. La maggior parte degli hotel sono al completo, soprattutto quelli più belli. In caso di emergenza li sistemeremo da dei privati. Hai idea di che cosa abbiano in mente? Il signor Mai vuole cambiare il viaggio e la moglie non deve saperne niente. Cosa? No, non si può fare. La nostra pubblicità dice che con noi ogni cosa è possibile. No, no, non possiamo farlo all'insaputa della signora Mai. Qui c'è sotto qualcosa. È un preciso desiderio del marito. Che ci trovi di strano? To you and you give to me true love. Ripensi mai al nostro viaggio a Corfù? Penso più al ritorno dal viaggio, quando ti sei innamorata di me. E la taverna sul mare, non ripensi mai neanche a quella? No, quella la ricordo bene. E ricordo soprattutto le notti. Oh. Illuso! Quello meglio ascoltarlo. Avresti dovuto prendere esempio da me. Mai più di due bicchierini. Chissà che fine ha fatto Yannis. Per questo hai deciso di organizzare questo viaggio a Corfù? Per Yannis? Ma dai, non ci credo. Continui ad essere geloso di lui dopo tutti questi anni. E continuerò a esserlo anche fra 100 anni. Nessuno può toccarti. Yannis all'epoca ti ha ferito molto. Già. Ma così ha anche fatto in modo che io alla fine mi innamorassi del migliore, del più caro e più sincero uomo che abbia mai conosciuto. Dovremmo essergliene molto grati. Eccoti qui. Ciao. È appena arrivato il fax. Bene. Allora, la suite dei signori Mai e la tua camera a Corfù sono distette. D'accordo. Ho prenotato le nuove camere. Manca solo una notte, ma ci sto lavorando. Comunque, questa storia non mi fa stare tranquilla. Pensavo che ti fosse passata. Secondo me, noi glielo dobbiamo dire. E mettere il signor Mai in imbarazzo. Non è giusto rovinargli la sorpresa. Ma sono tutti e due i nostri clienti, non dimenticarlo. Ok, ricapitoliamo tutto. La signora Mai ha deciso di fare una sorpresa al marito col viaggio a Corfù e lui vuole farla a lei. Questo l'ho capito e non sono stupida. E io non lo penso affatto. Tra le altre cose, adesso hai riservato anche le nuove camere. Purtroppo. Pensaci tu. Marie? Devo andare, gli sposini aspettano. Evelyn! Evelyn, apri la porta, ti devo dire una cosa. Evelyn, ci sei? Non so cosa vuole dire a sua moglie, signor Kemmler, ma dovrà aspettare. Ha indosso l'abito da sposa. Sì, però è molto importante. Non puoi vedermi con l'abito da sposa, porta sfortuna. Esatto, è così. Ha sentito sua moglie, sono le regole, mi dispiace. È pronto, capitano? Sì, arrivo. Riducete la velocità a 15 nodi. È il primo matrimonio senza il dottore. Già. Penso sempre di ritrovarlo dietro un angolo che mi fa una battuta e mi prende in giro. In effetti mi manca un po'. Il dottore ha trovato la felicità e se la merita. Questa volta saremo solo noi due. Potrebbe anche essere pericoloso. Come, scusi? Pensi se all'improvviso ci ritrovassimo noi due davanti all'altare? Mi sono capitate tante cose come capitano, ma di sicuro non di sbagliare rotta. A me sì, spesso. Che cosa? Di sbagliare rotta.
Se dovesse accadere, glielo ricorderò. Molto bene. Quando? Oh, al più tardi, prima dell'ospizio. Perfetto. Posso aspettare. Regina e Peter, oggi davanti a noi abbiamo una coppia che da 25 anni conosce il segreto per riuscire a superare ogni tempesta. E anche una giovane coppia, Evelyn e Michael, che stanno per iniziare il lungo viaggio del matrimonio e che cercheranno di scoprire anche loro questo segreto. Sono molte le cose che rendono un matrimonio felice. Sicuramente serve un buon motore, che va curato giorno dopo giorno. E anche una buona ancora, che nei momenti difficili e burrascosi potrà essere un punto fermo dove riprendere fiato. Abbiate sempre fiducia l'uno nell'altro e il vostro viaggio diventerà una fantastica traversata. Evelyn Berger, vuoi tu prendere Michael Kemner come tuo legittimo sposo per amarlo e onorarlo nella buona e nella cattiva sorte finché morte non vi separi? Se lo vuoi rispondi sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Michael Kemner, vuoi prendere Evelyn Berger come tua legittima sposa per amarla e onorarla? Sì, lo voglio. A questo punto vi dichiaro marito e moglie. Puoi baciare la sposa se vuoi. Signore, proteggi questa nuova unione. Oggi abbiamo anche il grande onore di sentire rinnovata, dopo 25 anni di felice matrimonio, la promessa d'amore di questi due sposi, Regina e Peter May. Volete voi continuare ad amarvi e onorarvi nella buona e nella cattiva sorte finché morte non vi separi? Se lo volete, rispondete entrambi sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Lo voglio. Che cosa devo pensare, capitano? Che ha deciso di farsi avanti? Per carità, signore mio, aiutami! Tocca a me! Pronti? 3, 2, 1... Una ha un rivale, visto? Le vie del signore sono davvero infinite. Signor Herbst. Sì, mi dica. Vorrei pregarla di trovare una persona per me, un uomo che vive a Corfù, o almeno viveva lì. Si chiama Yannis Stannidis. Non sa altro di lui? Non molto, purtroppo. I genitori avevano una taverna vicino a Petriti. Era sul mare. Forse Yannis non vive più sull'isola e magari è solo una mia stupida idea, lasci perdere. È importante per lei ritrovare questo Yannis? Sì. Sì, io ci terrei molto. E suo marito sa che lei... No, non è una cosa che ho pianificato, ma adesso... Adesso mi accorgo che è importante. Signora Kemler? Sì? Va tutto bene? Sì. Non vuole festeggiare con noi? Sì, subito. Ho preso queste per anni per non restare incinta. Ma adesso che siamo sposati, diventeremo mamma e papà.
da lassù. Il capitano. Ci siamo, accomodatevi. Grazie. Noi prendiamo quest'altra. Ah, un'altra carrozza. Ci vediamo in hotel. Sì, a più tardi. Purtroppo no, i nostri programmi sono cambiati. Che Ciao. Peccato. Come mai? Che cos'è cambiato? Siamo sbarcati a Corfù, ma ci dirigiamo subito a Naxos, Paxos e a Itaca, sulle tracce di Ulisse. Ma io avevo programmato di restare qui a Corfù. Tu mi hai fatto una sorpresa con il viaggio e adesso ti faccio io una sorpresa. Lei sapeva di questo nuovo programma e non mi ha detto niente. Suo marito mi ha chiesto di non farlo. Esatto. Vedrai, tesoro mio. Sarà un giro di cosa. È questa, Peter? Salve. Volevamo Salve. Festeggiare le nozze d'argento ben qui arrivati. A Corfù. Grazie. E non a Itaca o su un'altra isola. Corfù la conosciamo bene, mentre le isole vicine no. E poi non siamo mai stati su uno yacht bello come questo. Dai, sali! Lo sapeva che il regno ottomano per molto tempo non riuscì ad occupare Corfù, ma solo la penisola? Sì, il controllo lo hanno sempre avuto alcune famiglie nobili italiane e il doge di Venezia. Esatto, per questo qui si è sviluppata una cultura diversa. Sì, molto diversa, una specie di stile greco-italiano. Esatto. Tra tutti e due, alla fine di questo viaggio saprò tutto sulla storia di Corfù. Speriamo anche su qualcos'altro. Scusami, tesoro, ma a volte l'archeologo che in me ha il sopravvento. Guarda che meraviglia. È fantastica. Sono contenta che vi piaccia. Mentre date un'occhiata in giro, io mi occupo delle stanze. Aspetta, ti toglie il respiro. Hai visto? La spiaggia è proprio davanti all'hotel. E che piscina enorme. Luogo che genera eroi, come dicevano gli antichi greci. Senti, senti, una frase come questa di solito la dicono gli uomini. E cos'altro fa un uomo? Ti porta in braccio. Tutto qui? No! Ah! Oh! Ma sei impazzito! Ma c'è un errore. Io vi ho disdetto una suite e solamente una camera. Mentre l'altra suite per i Kemmler e la camera mi servono. Queste cose non mattina si cade le mani. Purtroppo non parlo greco. Could you speak English? No. Ha detto che deve chiedere conferma al suo capo. A me non interessa come fa. La cosa importante è che mi dia le stanze. Grazie ti padu mazio, opus tipo te. Nich ne orea che bekendini. Ego tha ekano. Grazie, grazie tante. Ma che cosa vi è successo? Ho portato mia moglie in braccio. Sì, dritta in piscina. Adesso vorrei andarmi a cambiare. Le nostre valigie sono già in camera? Mi dia ancora 5 minuti. Allora un altro bagnetto. Amore mio. Fin dai tempi antichi si pensa che l'Odissea di Omero sia in realtà il vero diario di un navigatore. Per questo a Itaca si sono cercate a lungo le tracce di Ulisse. Se ci sia qualcosa di vero, se Ulisse sia solo un'invenzione di Omero, questo non si sa. Lo yacht è davvero fantastico. Sì. La terra fa tutto un altro effetto vista dal mare. Forse, ma io mi sento tradita e lei l'ha aiutato. Mi dispiace, signora May. No, no, io... no, è stata una mia richiesta. Non ha avuto altra scelta. Ma perché l'hai fatto, Peter? Così rovini tutto. Io non voglio rovinare niente. Ci tenevo solo che questo fosse il nostro viaggio. Un viaggio che ci avrebbe legato ancora di più. E allora? A Corfù non sarebbe stata la stessa cosa? Pensavo che
Dopo tutti questi anni saresti stato contento di tornare sulla nostra isola. E perché dovrei essere contento? A Corfù tu amavi un altro uomo, ricordi? Ma che significa? Allora eravamo solo amici tu ed io, niente di più. Non te l'ho mai confessato, ma... io ti ho sempre amato prima ancora di partire da Berlino. E perché, scusa, non me l'hai mai detto prima? Oh, certo. Era per questo che te ne stavi sempre seduto là sopra, su quella scogliera. Sì. Volevo restare da solo. Già. E guardavi me e Yannis che amoreggiavamo, soffrendo su quelle rocce aguzze come un dio greco silenzioso che non si fa sfuggire neanche un lamento. Avevo anch'io il mio orgoglio. Oh, tesoro mio. Io invece avevo sempre molta paura che potessi cadere quando ti arrampicavi su quella scogliera. Signori, scusate il disturbo, ma il capitano dice che ci sono dei problemi al motore. Purtroppo dobbiamo tornare indietro. Oh, no! Cosa? Gli dèi hanno deciso che staremo a Corfù. Non possiamo farci niente. Prego. Grazie. Che cosa desidera bere? Qualcosa che mi faccia rilassare, per favore. Dello champagne rosé. Per rilassarsi non c'è niente di meglio che lo champagne rosé. Ok, sì. Bene. Permette? Ha avuto poi le camere? Dopo una lotta con l'addetta alla reception, ho riconquistato le due suite. È più di quel che volevo. Io di solito non dormo in una suite. Ero certo che avrebbe ottenuto ciò che voleva. Ho visto i suoi occhi alla reception. Oh. E che cosa ha visto? Coraggio. Capacità di imporsi. Intelligenza. Profondità. Tenerezza. E bellezza. Mi scusi. Ah, è il mio collega. Stiamo tornando. Ci serve la suite per i Mai e anche la camera per me. No, no, non puoi farmi questo. Perché? Le camere sono occupate. Le due suite ci sono, ma non so dove dormiremo noi due. È tutto preso. Di solito questa è per il personale. Non mi importa. Sono stanco morto. L'importante è il letto. Anche la tua camera è così? Questa è la nostra camera. Champagne? Volentieri. Ma solo a letto. Ok. Stefan. Oh.
Anche un orso russerebbe così. Cameriere, due flutti di rosé. Lo sapevo che ci saremmo rivisti. Suona sempre qui? No, no, lo faccio per divertirmi. Ho un idrovolante giù al molo e ci porto i turisti a spasso. Faccio delle escursioni e li faccio impazzire. Li fa impazzire? Sì, li porto nelle baie più brutte e nei posti peggiori. Di questo non ne sono convinta. Oh, champagne rosé. A un piacevole incontro. Ma che lavoro è il suo? Lei sistema i suoi clienti nelle migliori suite e la costringono a dormire nel ripostiglio. Vedo che è ben informato. Sì, nei bar degli hotel si viene a sapere tutto. Sono un'organizzatrice di matrimoni. È anche una donna che realizza sogni. Sto continuando a chiedermi che cos'altro c'è nei suoi occhi. Al momento ci troverà di sicuro molta stanchezza. Il mio collega russa così forte che non posso dormire. Fortunatamente non arriva fino a qua. Ne ordino un'altra bottiglia. Carlos! E quel giorno andò tutto storto, tutto quello che può andare storto a un matrimonio. Tutto! Poi quei due sono ancora felicemente sposati. È un'idea per un nuovo lavoro. Nozze nel caos, ma con garanzia di successo. Lo proporrò alla compagnia armatrice. Oh, attenzione! È ora di andare a letto. Ti accompagno alla tua camera. Non è necessario, grazie. Insisto. Oh, Champs-Élysées. La 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 la. Oh, Champs-Élysées. La 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 la. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, au Champs-Élysées. È stata una serata stupenda, ma ora devo proprio andare. Grazie. Ne avevo proprio bisogno. Non sarà mica tutto qui. Buonanotte. Resta con me stanotte. La serata è stata bellissima, ma adesso vado in camera mia. Non puoi mica andartene in questo modo. Sono stanca, io vado. Aspetta. Non mi piace se mi prendono in giro. Devi lasciarmi la mano. Buongiorno. Buongiorno. Siete già tornati? Sì, un guasto al motore ci ha fatto naufragare qui. Eh? Che programmi avete oggi? Oh, beh, staremo a vedere. E voi? Noi faremo una gita culturale. Mio marito è archeologo. Il suo divertimento è guardare vecchi sassi. Allora divertitevi. A più dopo. Tardi. A dopo. Ehi, dormigliona. Svegliati. Svegliati! Ci servono camere separate o non sopravviverò. Non capisco che cos'hai. Io sto benissimo. Forza, alzati, dobbiamo uscire. Sono sveglio già da 3 ore. E che cosa hai fatto così presto? Sono andato al porto a parlare con i pescatori. Ho chiesto loro quali taverne mi consigliavano. E ho già bevuto 3 uso. Ma lo saprai. Qui si vive secondo il principio, prima bere e poi parlare. Tieni. Oh.
Hai trovato quel Tannis? Yannis. Ah, uguale. L'hai trovato? Certo che l'ho trovato. Per questo sono così allegro. Potresti essere allegro e silenzioso. Voglio morire. Spero che il tuo lui meriti. Il mio lui è stato affascinante. Finché non ha preteso di più e mi ha messo a disagio. Hai avuto guai? Peccato però, perché fino a quel momento era stato tutto bello. Mi occupo io dei nostri ospiti. E della tua colazione. Mai più champagne. È riuscito a trovarlo? Sì. Ho pregato il signor Herbst di cercare Yannis e lui è riuscito a trovarlo. Non è una bella sorpresa? I pescatori ci condurranno da lui. Vieni, Peter. Regina, sei sicura che... Oh, la smetti con questi dubbi. D'accordo. Io adoro questi luoghi. Ed è un miracolo che piacciano anche a te. Perché trovo gli archeologi sexy. Ah, sì? Sei un disastro. Quante volte devo dirti di fare attenzione? Sono reperti preziosissimi. No, non può essere. Che cosa c'è? Sonia. Chi è? Ma va bene. Sì, sì, questo va bene. Sonia, intransigente come sempre, vieni con me. Sonia! Michael! Ah, non ci posso credere, ciao! Che cosa ci fai qui a Corfù? Sono in viaggio di nozze. E tu? Beh, io veramente ci lavoro. Ah già, scusate. Evelyn, Sonia, Sonia, Evelyn. Salve. Salve. E lei è la signora Andresen che organizza il nostro viaggio. Molto lieta. Questo sì che è lusso, sposarsi e non doversi occupare di niente. Sì, ci penso io. Come vi conoscete? Noi abbiamo lavorato insieme a Delphi. Adesso sono a Berlino, al Museo Pergamo. Ehi, complimenti. Io invece sono stata un po' di tempo in Egitto prima di trasferirmi qua. Abbiamo passato dei bei momenti. Sì, li ricordo con piacere. Avete avuto una storia voi due, vero? Come fai a saperlo? Non sono cieca. Si vede da come la guardi. Mi ha sorpreso ritrovarla qui. Quanto tempo è passato? Non lo so. 5 anni. Comunque, se ti dà fastidio, possiamo anche andarcene. No, che dici? Non ho la presunzione di essere la sola donna della tua vita. Mi basta sapere di essere l'unica d'ora in avanti. Finché morte non ci separi. Mm-hmm. Andiamo. Assaggiate le olive. Sono fantastiche. Io ne prendo una. Mamma, ho sete. Vieni, tesoro. Ecco l'acqua. Tieni. Aspetta. Non dici ciao ai nostri ospiti. Ciao, io sono Marie. Ciao, io sono Lisa. Piacere, Evelyn. Piacere. Quanti anni hai? Quasi 6. Io sono Michael. Non sapevo che avessi una figlia. Beh, ci sono diverse cose che non sai di me. Volete vedere qualcos'altro? Certo. Se vi va, vi mostro quello che facciamo. Temevo che non ce l'avresti chiesto. Ah, venite, seguitemi. Signora Kemmler, tutto a posto? Sì, certo. Oh, Peter. Ti ricordi che ogni sera qui facevamo una festa? Sì, che me lo ricordo. Ma ora andiamo, regina. Sono stanco e Yannis non si vede. Ha detto che suo padre è fuori in barca, ma che tornerà tra non molto. Andiamo dentro a bere qualcosa. Vi va? Hai sentito? Yannis ha un figlio. E tutto quello che si mangiava qui era delizioso. Alla nostra salute. Alla salute. 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 Forse è lui. Ecco mio padre.
Vieni, andiamo, Peter. Yannis. Regina. Yannis. Peter. Peter. Vecchio mio, da quanto tempo non ci vediamo? All'incirca 30 anni, 28 per l'esattezza. Ah, quanti anni, ma per fortuna il tempo qui si ferma. Qui davvero non è cambiato niente, è tutto come un tempo. Ah, ti presento il signor Herbst. Piacere, Stefan Herbst, organizzo matrimoni. Accompagno i signori Mai in questo viaggio. Esatto, festeggiamo le nozze d'argento. Già. Siete sposati da 25 anni? Sì! Allora dobbiamo festeggiare. Sì. Venite! Stappiamo una delle mie bottiglie speciali. E facciamo un bel brindisi. Certo. Pensiamo che sia il piccolo faro, una parte del vecchio porto. Se fosse davvero così e riuscissimo a dimostrare la nostra teoria, sarebbe una scoperta sensazionale. Non immaginavo che dei vecchi sassi potessero essere così interessanti. Di sicuro avrà pensato, no, mi portano ancora a cercare pietre. Dov'è il padre di Lisa? Lavora anche lui qui? No, lui vive in Egitto, ma noi non siamo molto in contatto. E voi due come vi siete conosciuti? Evelyn lavora nell'amministrazione del museo. Io invece nel reparto di storia greca. Era destino che prima o poi ci saremmo incontrati. Ci verresti domani con noi? Insieme a Lisa? Non ci sono problemi, vero Marie? No, per me no. Mi dici per favore che ti succede? Lo chiedo io a te, Michael. Non trattarmi come una scema. La storia tra me e Sonia c'è stata prima di conoscerti. Siamo stati insieme forse 4 mesi. Poi ci siamo resi conto che non andava. Perché hai invitato lei e la figlia a venire con noi? Lo fai per la piccola? Per la piccola? Ma che dici? È per questo che non vuoi figli? Come, scusa? Lisa ha quasi 6 anni e voi vi siete lasciati 5 anni fa. Non bisogna essere un genio in matematica per fare i conti. Un momento, tu pensi veramente che io sia il padre di Lisa? E chi altri può essere? Eccone un'altra. Ancora un uso per i miei amici. Seguitemi. Questo è l'ultimo, però. Mai più di 2. Anche tanti anni fa era così. Sì, oggi sono anche più vecchietta. Oh, è facile immaginare come vi divertivate allora. Salute. Oh, sì, è vero, Stefan. Ci siamo divertiti un mondo. Ecco, bei tempi allora. Yamas. E adesso di nuovo tutti a ballare. Peter, dai, andiamo. No, io mi fermo. Mi fermo. Salute. Te l'ha detto che è il padre di Lisa? Sì, un tizio che vive in Egitto, ma dai. Michael, dimmi allora per quale motivo reagisci sempre in modo così strano al mio desiderio di avere figli. Evelyn, se Lisa fosse mia figlia, io non volessi fartelo sapere. Perché mai ti avrei portato a Corfù dove vive Sonia? Non ha senso. Forse non sapevi che era qui. Ti assicuro che non sono il padre di Lisa. Forse lei è tua figlia e tu non l'hai mai saputo. Questo non è possibile. Oh, Yannis, com'è bello, com'è bello! All'inizio non ero sicura di far bene a tornare qui a Corfù dopo tutti questi anni.
Ma adesso lo so, Yannis, ho fatto benissimo. E ne sono felice. Sono contentissima di essere tornata qui. Perché sei venuta solo adesso, dopo tutti questi anni? A suo tempo, a causa tua, ho sofferto molto. E poi mi sono innamorata di Peter. Ci siamo sposati dopo poco e abbiamo avuto due figli. Si pensa sempre di avere tanto tempo. E invece il tempo passa così in fretta. Dov'è mia moglie? A passeggiare. Con Yannis? Sì. È tutto a posto? No. Ho fatto una cosa che non avrei mai dovuto fare. Ti ho scritto tante volte, sai? 10 lettere. E non ho mai ricevuto una risposta. Cosa? Ero pronto a rinunciare a tutto questo per te. Ma avevo paura che tu non considerassi seria la nostra storia. L'ultima lettera l'ho scritta a Peter. Lui, al contrario di te, mi ha risposto. E mi ha comunicato che tu ti eri innamorata di un altro uomo. Che con me ti eri soltanto voluta divertire. E che non dovevo assolutamente venire in Germania da te. Non l'ho mai saputo. E io non sapevo che fosse lui quell'uomo. Regina! Come mai non mi avete aspettato? Che fine hai fatto fare a tutte le mie lettere, Peter? Ma quali lettere? Quelle che mi ha scritto Yannis. Non so di che stai parlando. È meglio se dici la verità. Non possono svanire nel nulla 10 lettere. Le hai fatte sparire tu. Regina! Io mi sono fidato di te. Regina. Tu eri mio amico. Io amavo Regina. L'amavamo entrambi. La porta era aperta. Ne ho approfittato per farti una visitina. La porta non era aperta. E anche se lo fosse stata, io non ti ho invitato a entrare, perciò va fuori di qui. Sei sicura? Esci subito. Scusami. Non volevo spaventarti. Mi dispiace. Abbiamo passato una serata meravigliosa. Ci siamo baciati. E improvvisamente mi tratti come un criminale. Uno stupratore. È davvero umiliante. Fuori di qui. Esci subito. Io non amo farmi umiliare. Non è un mio problema. Sparisci. Ti avverto. Non esagerare. Lisa, metti a posto che andiamo a casa. Ok. Sonia? Aspetta, scusa. Hai un minuto? Sì, certo. Non facciamo più la gita insieme? No, non è per questo. Ciao, Lisa. Ciao. Evelyn è convinta che io sia il padre di Lisa. Che cosa? È una sciocchezza. Non sa che tu... Oh. Lei vuole dei figli? Ma Evelyn adora i bambini. Quando... mi sono innamorato di lei. Ho capito immediatamente quanto fosse forte il suo desiderio di avere dei figli.
e ho chiesto di rendere reversibile la vasectomia. Hanno ripristinato i condotti, ma sfortunatamente non ha funzionato. All'inizio avevo ancora delle speranze, ma poco dopo le ho perse tutte. Poi abbiamo cominciato a parlare di matrimonio e io non ho avuto il coraggio di... Non voglio perderla. Perché hai deciso di dirlo a me? Ah, certo. Vuoi essere sicuro che non dica niente? Non deve assolutamente venirlo a sapere da altre persone. Beh, allora diglielo tu. Ti sembra così facile? Beh, in effetti... Comunque, prima glielo dici e più chance hai che lei ti perdoni. Sonia... Tranquillo, io non le dirò niente. Sei un tesoro. Sì. Allora com'è andata? Lascia perdere. Neanche tu sembri aver avuto una bella giornata. Oh, la giornata non è stata male, ma ho discusso col mio invadente corteggiatore. Andiamo a bere qualcosa, così mi racconti tutto. Purché non sia champagne rosé. Ti sembro un tipo da champagne rosé? Il signor May ha fatto sparire delle lettere. Sono lettere d'amore che questo Yannis aveva spedito a sua moglie. E lei adesso sente di essere stata privata di un'opportunità. Dov'è adesso? Le ho trovato una camera vicino alla taverna. Stasera ha detto che vuole restare da sola. Posso capirla, poverina. Già, secondo lei quelle lettere avrebbero potuto farle fare una scelta diversa. È chiaro. Non ti chiedi mai come sarebbe stato se avessi scelto questo o quello, o se avessi deciso di cogliere o no quella chance. Certo, è una cosa che capita a tutti. Già, è vero. La signora May ora si pone queste domande. E vuole stare un po' da sola. Questo lo so per esperienza. Il pianista mi dà i nervi. È davvero fastidioso. Quello è il tizio che è entrato oggi in camera mia. Cosa? Mm-hmm. Ah. Ti prego, non fare una scenata. Tanto avevo deciso di andare a dormire. Guarda chi c'è. Ma vai già a letto? Mm-hmm. Sì, cerco di addormentarmi prima che tu metta in moto la segheria. Ma io non russo. Buonasera, signor May. Posso? Si accomodi, mi fa piacere. Grazie. Deve sapere, signor... Herbst. Sì, Herbst, che nella mia lunga vita ho avuto molti progetti. Volevo raggiungere tante cose. Sì, ma alla fine ho deciso di andare sempre molto sul sicuro. Non ho mai voluto rischiare. In parole povere intendo dire che non sono mai stato un eroe. Bisogna essere eroi. No, ma almeno bisogna essere sinceri. Per quel che ho fatto in passato non ci sono scuse. Non ho giustificazioni. Sono stato, diciamolo pure, un mezzo vigliacco. Un cialtrone di cui vergognarsi. Invece di lottare per Regina, ho deciso di ingannarla. Ho scelto la via più facile, la via che mi costava di meno e mi garantiva il risultato. Sono... Signor May... Un traditore, per dirla tutta. Ho capito. Io credo che sua moglie l'abbia perdonata da un pezzo. Sì. Mi dia retta, è così. Lo credo anch'io. Sì. Ma io non riesco a perdonarmi.
Ho deciso di tornare all'hotel. Vuol dire che non ci rivedremo? Non lo so, Yannis. Non mi hai ancora raccontato niente di tua moglie. È morta. Diversi anni fa. Questo mi dispiace. Siete stati felici? È stata una buona moglie. E io ho cercato di essere un buon marito per lei. Peter ha commesso un errore. Ma perché ti amava. E io posso capirlo. Sì. Io non sono arrabbiata con lui, ma sono delusa. Pensavo di aver sempre preso da sola le mie decisioni. Mentre una delle più importanti l'ha presa qualcun altro al posto mio. E questo ti offende? Non lo so. Sono molto confusa. Disse la donna che non beve mai più di due a uso. Al contrario di te, vero? Già. Tu non vuoi perdere il controllo. Non ti sei mai voluto ubriacare, ma a volte è questo che succede nel corso della vita. Non siamo sempre noi a stabilire come va il gioco. Qualche volta è la palla. Già. Già. Anche se siamo in Grecia, oggi non parleremo né di Ulisse né degli dei dell'Olimpo, ma di Elisabetta d'Austria. E chi sarebbe? È la principessa Sissi. Qui a Corfù. Sissi era una grande appassionata di mitologia greca. È vero. Marie, puoi venire, per favore? Scusatemi. Intanto andiamo avanti. D'accordo. Che c'è? Il signor May è sparito. Ho chiesto alla cameriera e lei dice che l'ha visto uscire con una sacca. Forse ha deciso di partire prima per conto suo. E dove lo cerchiamo? Il mezzo più facile è il traghetto. Furba la ragazza. Ci vediamo dopo. Buona fortuna. Grazie. Piace, Lisa? Sì. Devi sapere che la famosa principessa Sissi nel 1889 ha acquistato tutto il terreno qui intorno e Villa Baila e in soli 2 anni l'ha trasformata in una fantastica residenza in stile greco antico. Pensa che l'intero progetto l'ha disegnato la stessa principessa Sissi. Sì, e quando è morta l'imperatore tedesco ha comprato tutta la proprietà. Tutte queste statue sono originali. Passando sotto questi colonnati si ha davvero l'impressione di trovarsi in un antico e ricchissimo palazzo greco. Lisa, vieni con me. Ti faccio vedere la statua di Achille Morente. È un grande eroe della mitologia greca. La statua la fece erigere Sissi. Ah, guardate lì, ha la freccia nel tallone. Achille era il guerriero più forte di tutti, assolutamente invulnerabile. A parte il tallone, quello era il suo punto debole. Si divertono quei due. Sì, Michael è bravo con i bambini. Non vedo l'ora di averne dei miei. Deve essere difficile doversi occupare di tutto da sola. Il lavoro a Corfù. Lisa. Come sono qui le scuole? Sto cercando di iscrivere Lisa alla scuola internazionale, ma non è facile ed è piuttosto costosa. E il padre?
Non interviene? In realtà preferisco che stia lontano da noi. Sonia, può anche dirmi la verità. Non sarei gelosa, sarebbe ridicolo a questo punto. È Michael il padre di Lisa? Cosa? Ma come le viene in mente? Se Michael fosse il padre, non avrei alcun motivo per non dirlo. Perché fa così? Ha capito che ho detto. Michael non è il padre di Lisa. La storia che ora vive in Egitto non me la bevo proprio. Questo è un problema suo, non mio. Sonia, oggi è molto facile stabilire la paternità. Stia fuori dalla mia vita, per favore. Lisa, dobbiamo andare. Che cosa succede? Chiarisci subito le cose con tua moglie, o lo farò io. Che cosa ti ha detto? Michael, che succede? Signora Zonenberg? Aspetti, ma dove va? Che cosa è successo? Evelyn è convinta che Michael sia il padre di Lisa. È una vera follia e io non intendo accettare che vengano fatte tante illazioni sul conto di mia figlia. Michael dovrebbe... Michael da giovane ha commesso un grave errore e si è fatto fare una vasectomia per non avere più figli. Forse è stata una decisione un po' affrettata. Già, ultimamente ha cambiato idea, si è rioperato. Ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. Comunque sia, non è un mio problema. Naturalmente no. È che la moglie desidera così tanto dei figli. Già, li desidera a tal punto che vorrebbe portarmi via Lisa. E questo è un mio problema. Dica a Michael che deve lasciar stare sia me che mia figlia. Andiamo. Quindi mi hai mentito. Tutte le cose che hai detto sono soltanto bugie. La verità è che io ti amo e che voglio trascorrere con te tutto il resto della mia vita, amore mio. La verità? La verità è che sei un maledetto bugiardo. Ti dispiace di avermi sposato? L'uomo che amo con tutto il cuore doveva essere anche il padre dei miei figli. Solo di questo mi dispiace. Signor May. Meno male che è qui, o avrei dovuto raggiungere il traghetto a nuoto. Si è pentito? Delle lettere? No. Forse non è stato giusto. Ma non me ne sono pentito. Perché allora se ne sta qui e non all'hotel? Vuole restare a fissare l'acqua, sperando che sua moglie riemerga dai flutti? È questo il piano? Lei è davvero impertinente. I giovani d'oggi. Lei che cosa farebbe? Io tornerei subito in hotel. Cercherei mia moglie, le parlerei e sistemerei le cose. Mi serve ancora un momento.
Signor Herbst, non sono così male i giovani d'oggi. Signora Kemmler, come si sente? Ho bevuto solo due uso, ma sto così male. Probabilmente non sopporto l'alcol. Ho fatto venire un medico. Perché? Ha dato di stomaco, poi l'alcol, il sole, meglio... Non mi serve un medico, è solo stress. Prima ho discusso con Michael e sono turbata. Sarà così, ma visto che ormai è qui, non le farà certo male. Venga, dottor Mezzoupoulos. La signora Kemmler. Calispera. Calispera. È un piacere conoscerla. La ringrazio. Vi lascio soli. È solo una visita di controllo. Ok. Come mai mi ha fatto un prelievo di sangue? È routine, signora. La signora Andresen ha detto che non stai bene. È tutto a posto. È solo molto premurosa. Grazie. Prego, arrivederci. L'accompagno. Oh, Evelyn. Troviamo un modo per diventare una vera famiglia, ti prego. Con figli e tutto il resto. Mi stai dicendo di cercare un amante? Non mettere il dito nella piaga. Scusa, mi dispiace. Mi sento già un mezzo uomo. Ti ho detto che mi dispiace. Che ne pensi dell'adozione? Potremmo adottare dei bambini. Michael. Evelyn, ci sono tanti bambini che hanno bisogno di un padre e di una madre. Ma la maternità è tutta un'altra cosa, lo vuoi capire? Tesoro, anch'io vorrei tanto avere una famiglia mia. Ti sei reso conto di quanto mi hai ferita? Sì. Non avrei mai voluto farti del male. Sono stato da medici d'ogni tipo. Ho provato di tutto. Però non me l'hai mai detto. Solo perché non volevo perderti. Il matrimonio si basa sulla fiducia e tu questa fiducia l'hai distrutta. Ti prego, Evelyn. Lasciami in pace, per favore. Marie, sai dov'è la signora May? Non ne ho idea. Le ho detto che stavamo cercando lei. Mi è sembrata preoccupata e poi non l'ho più vista. Dove potrebbe essere andata sua moglie? Alla roccia del Pensatore. È un'alta scogliera dove mi ritiravo sempre quando avevo voglia di stare da solo. Tesoro, ti prego. Dimmi cosa posso fare per riconquistare la tua fiducia. Dammi un po' di tempo e poi si vedrà. Se adesso te ne vai, non risolveremo mai il problema. Io credo che non lo risolveremo mai se rimango. Insomma, Evelyn, ti prego. Michael, devo prima riuscire a capire alcune cose. Se è più grande l'amore per te o il mio desiderio di avere un figlio.
Là sopra. E quella là. Avvicinati, io scendo. Sta attento. Signor Mai, è meglio se restiamo qui. Ci penserà Stefan. Signor Mai! La mano. Sì, sì. Prenda la mia mano. Aiuto, sto scivolando. Regina, sta calma. Ci sono qui io. Dammi la mano. Sì, sì. Prendi la mia mano. Ti tireremo su. Dai. Dai che ce la fai. Bravissima. Dai, su, su. Ancora uno sforzo. Dai, su che ci sei. È finita. È finita. Io dov'eri finito? Dov'eri finito? Ti ho cercata tanto. Non mi lasciare più. Salve, signor Kemmler. Ah, meno male che l'ho trovata. Mia moglie è andata via. Prende il traghetto. E io non so... Ho capito, un momento. Il prossimo traghetto... Signor Kemmler. La prego di scusarmi se mi intrometto, ma... la grande delusione che sua moglie ha provato all'inizio del matrimonio... io l'ho provata in modo simile dopo ben 25 anni di matrimonio e... quindi credo di potervi essere d'aiuto. Devo fare presto, ci vediamo tra poco. Sì, grazie. Salve, salve. Un biglietto per il traghetto. Sì, allora dunque sono 22. Ok, grazie. A lei. Allora io vado. Sì, grazie, dottore. Arrivederci. Prego. Conosco la strada. Arrivederci. Arrivederci. Incinta. Mia moglie non può essere incinta. Il medico ha detto che non ci sono dubbi. Ma è una cosa impossibile. C'è un errore. Io non posso più avere dei figli. Eccola. È a quel tavolino là fuori. Signora Kemmler. La manda Michael? No, è una nostra iniziativa. Ho bisogno di un po' di tempo per me. Perché? Per fare un nuovo progetto per la sua vita? È tutto tempo sprecato. Ha mai fatto un test? Oh, ne ho fatti talmente tanti che non li conto più. Quando l'ha fatto l'ultimo? Oh, un po' di tempo fa. Un anno, più o meno. Un mio amico ha fatto la sua stessa operazione. Poi si è innamorato e ha deciso di farsi rioperare. Ah, sì? E ha funzionato? Sì.
Aveva già perso le speranze, come lei. E poi? Il suo medico gliel'aveva spiegato che ci voleva tempo per riuscire a rimettere in moto la produzione. È un po' come un vecchio diesel che viene tenuto fermo a lungo e che poi si vuole far ripartire. Possono volerci anche dei mesi o addirittura anni. Con Evelyn siamo insieme all'incirca da 3 anni. L'ultimo test io lo avrò fatto 1 anno fa. E lei ha smesso da poco di prendere la pillola. È incredibile! Quindi il vecchio diesel ha deciso di rimettersi in moto. Ed è ripartito alla grande. Ecco il traghetto. Anch'io, come lei, Evelyn, avevo un piano del tutto diverso per la mia vita. Ma mio marito questo piano l'ha cambiato a mia insaputa. E lei l'ha perdonato? Non c'era niente da perdonare. E neanche niente da rimproverarsi. Si possono fare tanti bei progetti nella vita. Ma alla fine è la vita stessa che decide come andrà. Ma il mio piano è molto semplice. Non riesco a immaginare una vita senza figli. E riesce a immaginare una vita senza suo marito? Evelyn, conta solo quello che concretamente si raggiunge, non quello che avrebbe potuto essere. Evelyn! Avevi ragione tu. Dobbiamo risolvere subito questo problema senza rinviarlo. E volevo dirti che ti amo tanto. Tesoro, sei incinta. Ho deciso di restare con te, Evelyn, per sempre. Ti ho detto che sei incinta. Cosa? Sì, presto avrai un bambino. Tieni. Questo me l'ha dato il medico. Non capisco una parola di quello che c'è scritto. Beh, neanch'io, ma me l'hanno tradotto. Presto avremo un bambino. Evelyn, sposiamoci un'altra volta. Qui a Corfù. Come nei film a lieto fine. Vuoi diventare di nuovo mia moglie? Sì. Ti amo tanto. Anch'io. Che odissea! Qualcuno aveva detto che stavolta avremmo avuto un viaggio senza stress, o sbaglio? Un salvataggio, 2 matrimoni recuperati. Mi sembra una buona media, non trovi? Per festeggiare la giornata non sarebbe meglio bere dello champagne rosé? La birra direi che va benissimo. Vai già a letto? No, prendo solo la giacca. Veramente credevi che avrei subito senza reagire alle tue umiliazioni o alla tua arroganza? Prima fai la carina e poi mi butti via. Ma chi ti crede di essere? Eh? Ora ti accorgerai che cosa significa stuzzicare uno come me. Stefan, lascialo! Stai bene? Sì. Ho capito. Preferisci i tipi brutali, non lo sapevo. Sei un porco. Per quelli come te la colpa è sempre delle donne. Sei un lurido vigliacco. Conosci una donna e ti senti in diritto di portartela a letto. Presto te lo dirà la polizia. Ma che vuoi fare, denunciarmi? Tu che cosa credevi? Si
si meragamos di te. Che cosa fai? Scendi? Vuoi anche venire a prendermi quassù? Non dirmi che litigano di nuovo. No, perché dovrei farlo? Perché è così che si fa. Forse i greci fanno così. Ma noi adesso siamo in Grecia. È la tradizione di un tipico matrimonio greco. La sposa pretende che lo sposo la porti in braccio per le scale. È vero, arrivo. Vieni, vieni, Martino. Visto? Che t'avevo detto? Già. Congratulazioni. Grazie. Congratulazioni. Grazie. Grazie. Anche a lei, Michael. Le ho conservate tutte, le lettere. Puoi leggerle quando torniamo a casa. Non voglio più leggerle. Avrei potuto trovarlo in casa. Perché hai rischiato tanto? Il capitano Paulsen sulla nave ha detto che l'amore è come un motore che va sempre curato. Le lettere erano lì a ricordarmi giorno dopo giorno questo concetto. Che avrei dovuto sempre mantenere fede alle mie promesse e fare di tutto per renderti felice. Eh sì. Senza quelle lettere, chi lo sa? Io ti amo tanto. Tesoro, come state? Bene. Bravi. Ora non fare il padre preoccupato. Dimmelo dalla terza gravidanza in poi. Anche gli sfori ballano. Vai, vai. No. Ti vergogni. Peter. Pace. Pace. Vieni a ballare. Ti va un uso? Ne ho già presi due. E allora? Ora sono tre. Ah. E va bene. Nella vita bisogna prendere le cose come vengono. Ah, parole sante, collega. Yamas! Yamas! E siamo a tre. Dai.